Marsala, un 25enne arrestato dai carabinieri per rapina e tentata estorsione. A Osca, un giovane denunciato per aver aggredito un poliziotto. Santanin per ritardi nei pagamenti degli stipendi, oggi intanto conferenza del commissario Alfano. Mazzara, l'istituto del 2000, interviene oggi sulla promozione del satiro danzante. Campobello, costituito in città il movimento politico-culturale Polis. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca. I carabinieri hanno arrestato un 25enne marsalese per rapina e tentata estorsione in servizio. Con l'accusa di rapina e tentata estorsione in concorso, i carabinieri della stazione marsalese di San Filippo hanno arrestato ieri il 25enne Emanuele Mercurio in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Marsala. Sul giovane pendeva già una denuncia a piede libero per aver partecipato alla rapina perpetrata lo scorso 22 giugno ai danni di un uomo invalido. Ieri invece per Mercurio è scattato l'arresto e dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari. Secondo l'accusa, il 25enne è il complice di Leonardo Azzaro, già arrestato dai militari dell'arma quasi subito dopo la rapina. La vittima dell'azione delittuosa si trovava a casa da solo. I rapinatori erano alla ricerca di soldi ma si dovettero accontentare soltanto di 30 euro. Motivo per il quale i due presero i documenti d'identità della vittima minacciandola di non restituirglieli più se l'indomani non avesse consegnato loro 500 euro. Dopo che i due rapinatori sono andati via, l'uomo ha raccontato tutto al fratello, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Quest'ultimi si sono messi subito sulle tracce di Azzaro e Mercurio, sospettati di essere gli autori della rapina. In particolare, dopo essere stato messo alle strette dai militari, Azzaro ha poi confessato le proprie responsabilità. In quell'occasione, dunque, Azzaro venne arrestato, mentre nei confronti di Mercurio scattò la denuncia a piede libero. Il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, ha espresso solidarietà al procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, a seguito dell'atto intimidatorio subito. Solidarietà che arriva anche in qualità di presidente del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. E solidarietà è arrivata anche dal presidente del Consiglio Comunale di Marsala, Sturiano. Un 21enne è stato denunciato dalla polizia di Alcamo per aver aggredito un poliziotto in servizio. È stato individuato e denunciato il giovane che nella notte tra domenica e sabato scorsi ha aggredito un poliziotto nella centralissima piazza Ciulla d'Alcamo. Si tratta di un 21enne alcamese già noto alle forze dell'ordine, nei confronti del quale è scattato il deferimento a piede libero all'autorità giudiziaria. All'identità dell'aggressore la polizia è arrivata nel giro di qualche giorno a conclusione delle indagini avviate subito dopo quanto accaduto nel weekend durante un controllo effettuato dagli agenti. I reati contestati al 21enne sono violenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dall'essere state commesse ai danni di un agente di polizia giudiziaria nell'adempimento del servizio. Il giovane, pregiudicato per reati contro la persona, era riuscito a scappare dopo l'aggressione, approfittando anche della folla presente in piazza, ma non è comunque riuscito a farla franca. Le indagini condotte con metodi tradizionali e con l'ausilio di accertamenti tecnici hanno dato esito positivo ed hanno consentito agli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo di identificare l'aggressore e denunciarlo alla procura di Trapani. Nuova assemblea del personale dipendente del comune di Mazzara del Vallo, la riunione convocata dalla segreteria provinciale della funzione pubblica della CISL si terrà giovedì prossimo con inizio alle 10. Durante l'incontro si parlerà della situazione politico-sindacale, dell'avvertenza del personale contrattista. Per l'occasione sarà presente anche il legale del sindacato per illustrare le novità nell'ambito del processo di stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato. Di scuola si occupa oggi una nota del segretario della Democrazia Cristiana di Campobello di Mazzara, Daniele Mangiaracina, avendo appreso dalla direzione scolastica del circolo didattico di Campobello della difficoltà di assicurare un normale orario di lezioni ai bambini per carenza di aule idonee nei plessi scolastici di riferimento. Si legge nella nota, Mangiaracina
invita l'amministrazione comunale a garantire con somma urgenza le aule che servono per il naturale svolgimento delle attività didattiche. Restiamo a Campobello di Mazara, dove sbarca Polis, il movimento politico-culturale costituito nelle settimane scorse a Mazara del Vallo. Hanno deciso di aderire a Polis gli ex consiglieri e assessori comunali Nino Mirabile, Vincenzo Cuttone, nonché Anna Campanaro, Giuseppe Maggioracina, Paolo Bono, Francesca Napoli, Alessandro Cognato, Ivana Basile, Gianfranco Patti e Gianluca Pipitone. Il movimento, si legge in una nota, è aperto a tutti i cittadini che si riconoscono nei valori dell'etica politica e della moralità. Nei prossimi giorni si terrà un'assemblea cittadina nel corso della quale verrà eletto il coordinamento di Polis. Parliamo adesso di Belice e ambiente, ritardi nei pagamenti degli stipendi. Intanto oggi è stata convocata una conferenza stampa dal commissario Sonia Alfano. Il servizio. Torna l'incubo dei ritardi nei pagamenti degli stipendi per i dipendenti della Belice Ambiente. I lavoratori della società che si occupa della raccolta dei rifiuti negli 11 comuni dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2 sarebbero in attesa di ricevere 3 mensilità, così almeno filtra dalla Belice Ambiente. Si tratterebbe nello specifico dello stipendio di dicembre 2014 e gennaio 2015, nonché della 13ª mensilità, ritardi che stanno provocando ovviamente disagi e disagi ai circa 300 dipendenti della società che non sanno più a che santo votarsi per ottenere quanto spetta loro. Una situazione peraltro con la quale ciclicamente i lavoratori hanno già avuto a che fare, come in occasione del passaggio tra la gestione liquidatoria e la gestione commissariale tra agosto e ottobre 2013. Come dire, niente di nuovo purtroppo per i dipendenti della Belice Ambiente costretti a vivere disagi su disagi. Novità in tal senso dovrebbero arrivare oggi. In mattinata infatti era in programma un incontro tra i rappresentanti dei comuni soci ed il commissario straordinario Sonia Alfano. Incontro a seguito del quale l'ex eurodeputata ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Sulle novità emerse vi aggiorneremo nell'edizione di domani del TG Vallo, mentre stasera a partire dalle 21.35 potrete seguire sulla nostra emittente la trasmissione integrale dell'incontro di Sonia Alfano con la stampa. La conferenza stampa sarebbe iniziata da pochi minuti al termine di una infuocata riunione con i sindaci dell'ambito territoriale. Un nuovo pass destinato ai cittadini disabili. L'adeguamento alle normative europee prevede il rinnovo per i pass disabili convertendo gli stessi nel formato europeo. Il contrassegno unificato disabili europeo consentirà ai cittadini con invalidità di parcheggiare negli appositi spazi a loro riservati su tutto il territorio dell'Unione Europea. Entro il prossimo 15 settembre, fanno sapere dal Comune di Trapani, i possessori di pass per disabili dovranno provvedere alla sostituzione del vecchio contrassegno con quello in formato europeo, presentandosi personalmente presso l'Ufficio Servizi Sociali. Arriva un esperto informatico al Comune di Campobello di Mazara, si tratta di Giuseppe Nizzola, nominato alcuni giorni addietro con propria determina dal sindaco Giuseppe Castiglione. L'incarico avrà una durata di 2 mesi e a Nizzola verrà corrisposto un compenso di 1.400 euro lordi mensili. L'esperto si occuperà dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla realizzazione della cosiddetta Smart City. Andrea Vanella è il nuovo presidente dell'ALPA Trapani. A eleggerlo è stato ieri il comitato direttivo dell'associazione che riunisce i piccoli produttori dell'agroalimentare. Vanella subentra Gaspare Galfano, il neo presidente di Petrosino, e svolge attività sindacale dal 2003, anno in cui è entrato a far parte della segreteria provinciale del sindacato degli edili della CGIL. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario.
Un riconoscimento per la progettazione del Comune di Mazara in favore del sociale e dell'innovazione tecnologica. Il Comitato Scientifico della seconda edizione del Premio Persone e Comunità di Torino infatti ha conferito la segnalazione di buon esempio per il progetto Zero Barriera realizzato dal Comune, attraverso il quale è stata realizzata la certificazione online, è stato attivato il wifi gratuito nel centro storico, sono state attivate alcune piazzette digitali negli immobili comunali. La cerimonia di premiazione si svolge venerdì 27 febbraio. Promozione del satiro danzante. Sulla questione è intervenuto oggi l'Istituto di Ricerca il 2000 di Mazara. Sentiamo. Per la città di Mazara del Vallo, la statua del satiro danzante rappresenta il vero respiro del turismo moderno in rapporto con il passato e come immagine del futuro. Scrive così l'Istituto di Ricerca 2000, che ancora una volta torna a porre l'attenzione sul prestigioso reperto archeologico e sulla opportunità di una più efficace azione di promozione nel mondo. E parte l'Istituto di Ricerca dai dati di collasso delle visite al Museo di Sant'Egidio, che ospita la meravigliosa statua di Prastitere, per arrivare poi a quell'appuntamento davvero straordinario dell'Expo di Milano, all'interno del quale il satiro dovrebbe essere inserito tra le eccellenze artistiche d'Italia e ricavarne quindi un veicolo promozionale a livello mondiale. Spesso, scrive l'Istituto, si scarica la coscienza sulla regione siciliana gestore del Museo di Sant'Egidio. Occorre invece che a Mazara del Vallo ci si rimbocchi le mani e si intervenga con fatti concreti per il rilancio internazionale del satiro. In altre parole, conclude il presidente dell'Istituto Nicola Vella, l'Expo di Milano apre una vetrina mondiale in termini di immagine e promozione turistica, un'occasione che la città di Mazara del Vallo non può assolutamente perdere. Educare alla cittadinanza attiva, il titolo dell'incontro che si terrà domani mattina con inizio alle 11.20 al liceo Adria Ballatore di Mazara del Vallo. Nell'aula magna del plesso scolastico di via Oriani relazionerà il professore Francesco Fiordaliso, già dirigente scolastico del liceo dal 96 al 2004. Previsti gli interventi tra gli altri anche del coordinatore regionale dell'Associazione Libera Umberto Di Maggio e di don Francesco Fiorino. Riguarda l'incarico di Mobility Manager affidato all'esterno dal sindaco Sebastiano Bonventre, l'interrogazione scritta presentata nei giorni scorsi dal gruppo consigliare di Alcamo Bene Comune. Nello specifico, i tre consiglieri di ABC chiedono di sapere al primo cittadino alcamese se tale incarico affidato a titolo gratuito all'architetto Francesco Amodeo abbia comportato oneri per le casse comunali o se siano stati riconosciuti eventuali rimborsi o indennità. Inoltre ABC chiede a Bonventre di sapere se tale incarico verrà rinnovato ulteriormente. Sabato prossimo, con inizio alle 20, presso l'oratorio parrocchiale di rilievo si svolgerà la partita del cuore. Si sfideranno la squadra dei preti della diocesi di Trapani e quella formata da una rappresentanza locale di appartenenti alle forze dell'ordine. Si tratta di una serata di sport e fraternità per sostenere le adozioni a distanza delle comunità parrocchiali di rilievo e Guarrato in Madagascar e dare un segnale di vera condivisione e solidarietà. Il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, con apposita ordinanza ha disposto la disinfezione nei locali comunali per sabato 14 e la pulizia straordinaria per la giornata di lunedì 16 febbraio. Con la stessa ordinanza è stata disposta la disinfezione nelle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 16, la reazione dei locali per martedì 17 e la pulizia straordinaria per mercoledì 18 febbraio. Ed ora lo sport, calcio, in silenzio stampa il Marsala 1912. La comunicazione è arrivata ieri dalla società livibetana. Nessun cenno alle motivazioni che hanno spinto la dirigenza a prendere tale decisione, che sorprende un po' visto e considerato il brillante periodo che sta attraversando la squadra, prima in classifica nel girone A di eccellenze, fresca vincitrice della Coppa Italia regionale. Dunque, fino a nuova disposizione, bocche cucinate per tutti i tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del Marsala.
Ottimi risultati per la Mazara Scherma SD alla seconda prova regionale Under 14 che si è svolta nel weekend scorso a Santa Venerina. Tra i risultati Claudio Guardalà, categorie prime lame e sciabola con 2 vittorie su 3 ottenute e campione regionale per la stagione 2014-2015. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21 trasmetteremo un nuovo appuntamento della rubrica Economia e dintorni. Grazie per averci seguito, arrivederci.